Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Science e di tutte le reti collegate al Media Center di Radio Science. La notizia che già sapete che c'è anche www.radioscienceNews.it, quindi un magazine ovviamente online, però di scrittura, e che è una novità interessante da seguire per tutti noi, i nostri ascoltatori. Bene, questa trasmissione è la undicesima di che cosa stiamo parlando. Io sono Miro Cortini. Verte su un aspetto, diciamo, macro legato all'alimentazione, diciamo. Di alimentazione se ne parla tantissimo, i corsi di cucina, le gare di cucina si sprecano e sono fin troppo. C'è quasi un'invasione, insomma, di tutte queste cose, perché è il bio, il non bio, i vegani, i vegetaliani, i vegetariani. E c'è anche un'altra branca, che viene da molto lontano, ma che ha una sua sostanziazione, cioè una realizzazione anche in Italia. Parliamo di macrobiotica. La via italiana alla macrobiotica, che è una rete di circoli, si chiamano Un Punto Macrobiotico, è un'associazione nazionale e internazionale. È stata fondata nel 1980 dal professor Mario Pieresi, pur essendo lui un autodidatta, ma ha fatto studi che spaziano dalla genetica alla medicina, all'agricoltura applicata e quant'altro. Diciamo che è il fondatore, è l'ideatore di tutto questo movimento, che è un movimento che ha una sua importanza. Una sua collocazione parte dalle Marche, dove risiede il professor Mario Pianesi, dove è cresciuto e ha fatto le prime sperimentazioni. La prima cosiddetta azienda biologica italiana l'ha fondata lui, e si è espansa nel centro-nord, ma tocca anche qua quasi tutte le regioni italiane. Iniziamo spiegando che cos'è macrobiotica. Macrobiotica, è un termine coniato da un igienista tedesco del Settecento, è di derivazione greca. Macros vuol dire grande, e bios vita, vita grande, vita lunga anche, vita lunga, vita grande, una vita piena di salute, insomma, ecco. Il diffusore e divulgatore in Occidente è un giapponese, il cui nome adesso non riesco neanche a pronunciare, però conosciuto da tanti con lo pseudonimo di George Osawa, che ha introdotto anche la pratica dell'agopuntura, fra l'altro, in Occidente, che oramai per certe casistiche di malattie come terapia del dolore, come terapia antalgica, viene praticata anche in strutture ospedaliere ufficiali, ormai è accettata anche dalla medicina cosiddetta allopatica. Gli elementi della natura e in essi anche gli alimenti, per loro, per la macrobiotica, e la macrobiotica italiana, poi dopo andiamo ad approfondire, perché il professor Mario Pianesi ha fatto un'interpretazione, ha conosciuto George Osawa, ha fatto studi con lui, ma ha poi sperimentato e realizzato una via italiana, diciamo, alla macrobiotica. Sicuramente gli elementi di riferimento della macrobiotica,
conoscerete il simbolo di Yin e Yang, in tanti, utilizzato e in maniera anche impropria, anche magari per pubblicizzare una discoteca, ma comunque assieme sono assieme rappresentano l'armonia, l'equilibrio, l'equilibrio di forze che possiamo definire per semplicità Yin femminile e Yang maschile. E negli alimenti poi ha tutte le sue derivazioni e il loro nessun alimento, ad esempio, è totalmente yang o totalmente yin, c'è sempre un qualche cosa che contiene il suo opposto. D'altronde noi stessi siamo per differenza cromosomica minima, siamo di sesso maschile o femminile, ce lo dimentichiamo sempre, ma ci sono pochi cromosomi che differenziano il maschile dal femminile, quindi anche dentro di noi ci sono elementi femminili e come nelle donne ci sono elementi maschili. Questo è un dato di fatto incontrovertibile, direi. Quindi ecco, ma poi una curiosità, la famosa definizione "noi siamo ciò che mangiamo", che viene attribuita a Giorgio Ozawa, infatti viene utilizzata da lui, però sono andato a indagare il primo che pronunciò al singolare, però, "l'uomo è ciò che mangia", è del filosofo Feuerbach, che è un filosofo post-hegeliano che ha conosciuto Nietzsche, Marx, ha fatto una filosofia piuttosto profonda, è abbastanza anticristiana a suo tempo, a modo suo lui fece una battaglia contro il cristianesimo. Bene, quindi una cosa importante, ritornando allo Yin e allo Yang, che va tenuto in conto e andrebbe spiegata. Io qui questa trasmissione viene fatta da me, che sono un neofita, diciamo, di questa pratica alimentare, nel senso che io qualche volta per un periodo ho frequentato, ma non faccio parte dell'associazione, ma purtroppo per loro statuto non rilasciano interviste, e quindi io mi arrangio un po', nel senso, mi dovrete scusare, sarò anche un po' impreciso, soprattutto per chi questa pratica la vive quotidianamente e l'ha approfondita molto, però mi sembrava il caso di darne conto, in quanto non se ne parla tanto, poiché loro per scelta fanno autoproduzioni di libri, di convegni, di conferenze all'interno dei circoli perché sono organizzati in circoli, dove i ristoranti sono organizzati in circoli, c'è da pagare una tessera, poi vi spiego, e fanno appunto, non si può dire propaganda, fanno informazione, fanno educazione alimentare, ecco, diciamo. E appunto, ecco, non si può dire propaganda, perché loro hanno un dato di fatto che dà testimonianza della loro estrema serietà, questo gli va assolutamente riconosciuto, è il fatto che non hanno mai accettato finanziamenti pubblici, essendo un'associazione di circoli culturali ne avrebbero diritto. Per scelta loro cercano di mantenersi in piedi con le loro forze, e questo gli va dato merito, senz'altro, e dà la dimensione del loro modo di lavorare. Non sono nei social, non hanno un sito ufficiale, anche se sul web qualcosa si trova. Cercando un punto macrobiotico qualcosa vedete, un piccolo video, ma piccole cose che stanno a testimoniare che per loro la tecnologia
e comunque la propaganda non, che non possono poi controllare in qualche modo e che non venga presa per quello che non è, non l'accettano. E questo lo fanno anche con il loro metodo di lavoro nella scelta degli alimenti e nella produzione dei loro prodotti. E poi questo lo approfondiamo ulteriormente. Diciamo che questa via italiana alla macrobiotica è stata definita come una rivoluzione silenziosa. Proprio perché appunto non esistono siti specifici, gli stessi operatori appunto per statuto non accettano interviste, loro fanno nei fatti e con le loro pubblicazioni, divulgazioni della loro proposta alimentare e dello stile di vita. Nei circoli un punto macrobiotico che si sviluppa in circa un centinaio di centri tra negozi e ristoranti, ma anche cooperative agricole e di trasformazione di materie prime, sono una piccola galassia in lenta espansione che il loro sogno che si espanda e diventi ma non tanto da un punto di vista economico, certo, sicuramente, però insomma per un discorso salutistico nel quale loro credono fermamente. Per dire un'iniziativa che hanno fatto del 2001-2002 nell'ambito nel 2001, l'anno internazionale delle foreste, hanno lanciato questo progetto Un Bosco per la Città, dove hanno cercato di coinvolgere comuni, regioni a piantare all'interno di una città dei polmoni verdi che non siano dei parchi solamente, ma siano dei veri e propri boschi, con tutto quello che ci sta dietro. Il bosco non è un parco qualunque dove per andare a stendersi e prendere il sole, ma il bosco ha anche le sue regole e va rispettato. Va ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che ogni persona per vivere ha bisogno di 60 alberi con una chioma di 10 metri di diametro per dargli ossigeno a sufficienza. Questo è qualcosa che dovrebbe far pensare a chi deforesta per allevamenti intensivi o per delle monoculture. Ecco, la parola monocultura è diametralmente opposta allo stile della macrobiotica italiana, lo stile pianesiano, diciamo pianesiano in quanto il fondatore è Mario Pianesi, poiché si tratta proprio di policultura dove, come era poi, io ricordo da bimbo, in tanti campi c'erano le culture di un certo tipo ad appezzamenti, ma poi c'erano anche alberi da frutto, siepi piante aromatiche, cioè era una situazione dove poi c'è uno scambio tra l'albero, la pianta che viene coltivata e il terreno si rinnova in maniera naturale e si arricchisce, perché l'albero toglie certo dalla terra ma arricchisce anche lo stesso le piante aromatiche e lo stesso è la cultura principale, soprattutto con il loro metodo di rinselvatichire il più possibile, cercare di ritornare ai semi antichi, quindi utilizzare solamente semi
autoctoni, se possibile, semi che ci sono, che il contadino ha, perché da un anno all'altro li raccoglie dalla pianta e non ha bisogno di ricomprarli. Questo metodo veramente rivoluzionario e antagonista a tutto quello che c'è, all'imperante utilizzo delle sementi gestite solo dalle multinazionali. Ormai il contadino no, è solamente un braccio meccanico robotico di aziende multinazionali che ti dicono: io ti do il seme, il costo è quello, mi produci in monocultura del grano così e avrà questo costo, cioè non c'è più spazio. In alcune interviste fatte a chi ha aderito di questi contadini a questo metodo, c'è anche un ritorno economico. C'è anche un ritorno economico perché voglio dire, il prezzo intanto è concordato e viene se c'è una resa minima viene comunque garantito un prezzo, se c'è una resa massima ci si abbassa un po', perché comunque si parla di prezzo equo per il lavoro fatto dal contadino. Ecco, qui sto andando un po' a braccio e mi rendo conto di non essere esaustivo, però ecco, posso raccontare la mia due cose voglio dire sicuramente di importante, che una è ormai famosa e accertata, l'etichetta trasparente pianesiana è un modello che ormai viene utilizzato da 260 in maniera spontanea, accettato da 200, più di 260 aziende agricole italiane, aziende italiane del settore agroalimentare. Questa etichetta qui è stata presentata al Parlamento italiano, ma è arrivata anche fino al Parlamento europeo, e 301 parlamentari nel 2009 hanno presentato un progetto al Consiglio e alla Commissione europea in cui chiedevano un sistema comune in tutti gli Stati membri ispirato a questa etichettatura, perché è un'etichettatura completa. Completa, trasparente e che non lascia spazio a dubbi di alcun genere, tant'è vero che vengono sia per i prodotti trasformati composti, ma anche per il prodotto agricolo di base. Vengono considerati la superficie coltivata, la quantità raccolta in campo, la quantità pulita e consegnata, l'anno di raccolta delle persone impiegate in azienda, questo è importante, per combattere anche le ecomafie, l'irrigazione, la concimazione che è ammessa solo per alcuni minerali naturali, il sovescio che non sapevo che cos'era, ma è una cosa che faceva anche mio nonno, che faceva il contadino, e cioè che indica quale tipo di pianta sia stata utilizzata in questa tecnica, consistente nel tagliare, poi sotterrare e lasciare marcire in superficie piante fresche nello stesso terreno in cui sono cresciute, in modo da renderlo più ricco di sostanze organiche e quindi più fertile. Ecco, questa è una delle tante cose, comunque l'acqua usata in totale, l'energia impiegata in chilocalorie, l'anidride carbonica emessa e tutti i passaggi vengono segnalati dal produttore al consumatore, segnalati e controllati, e non controllati da loro solamente, ma da istituti predisposti, istituti scientifici, o ispettorati agricoli o quant'altro.
La cosa più sorprendente che mi va di ricordare, che la cosa che mi ha colpito di più, conoscendo loro, conoscendo il loro lavoro e anche apprezzando la loro cucina, è questa associazione, un'Aquila si chiama, che è un organismo che fa parte della funzione, che ha una funzione di controllo su tutti gli alimenti e su tutte le produzioni. Praticamente funziona in questo modo, adesso qui non vorrei leggere, comunque valuta di volta in volta le analisi da compiere in base ai rischi specifici del singolo prodotto, ricerca di contaminanti, quindi prelievi di terreno proprio, pesticidi, erbicidi, conservanti, grado di conservazione, e vengono commissionate a laboratori di analisi, centri di ricerca universitaria, ai quali invia i campioni. Ma controlla le aziende con le quali viene richiesto di verificare e approvare la qualità dei prodotti che queste producono, ma soprattutto svolge delle indagini ispettive nelle varie fasi di lavorazione attraverso una rete di ispettori, e questi effettuano visite a campione e senza preavviso, quindi per ispezionare, acquisire informazioni, documenti, prelevare campioni di terreno. Quindi praticamente, insomma, nel momento della semina o della raccolta o quando la pianta viene tagliate le foglie, potate in qualche modo, loro fanno controlli a campione e senza preavviso. Se non corrisponde all'etichetta trasparente pianesiana, a quello che è stato concordato con un contratto, c'è una penale altissima del 50%, o addirittura si può arrivare proprio a chiudere il rapporto. Se vengono utilizzati concimanti chimici, il rapporto viene chiuso. Questo è una cosa che non fanno altri produttori. Questo cosa sta a significare rispetto a tutte le varie tutti i vari enti che io considero seri, in alcuni casi sicuramente sono seri, che certificano il biologico, queste certificazioni biologiche. Mi è stato detto da uno di questi signori che faceva una conferenza, quando per avere una certificazione c'è bisogno di pagare qualcosa, allora qui sorgono tanti dubbi. Nel momento in cui uno paga, si lascia spazio, sa, il denaro è lo sterco del diavolo, dicono, e può lasciare spazio a delle cose non proprio chiare. Qui invece se vengono trovate delle cose che non funzionano rispetto al contratto fatto e alla loro etichetta trasparente, il contratto viene chiuso. Niente, io in piccolo posso dire che ciò che colpisce del personale dei ristoranti è la loro disponibilità, la loro affabilità e gentilezza nello spiegarvi ciò che vi propongono. Ne ho frequentati 3-4 qui in Romagna, ce ne sono una decina di ristoranti, nelle Marche 15, nel Lazio a Roma 4, in Veneto 2, in Toscana 2, questi sono dati del 2012, forse sono da aggiornare, però 7 in Lombardia, 3 in Sicilia e via via. Non tutte le regioni sono coperte, questo va detto. È una rivoluzione silenziosa e lenta che si sta allargando. La serietà è indiscutibile. Posso parlare della mia esperienza personale di occasionale consumatore. Io ho iniziato a frequentare per un problema di prevenzione da intossicazione da farmaci. Devo dire che i risultati di benessere e confermati da analisi classiche della medicina ufficiale erano buoni, e questo mi ha fatto avvicinare un po' alla loro cucina, che è anche valida. Va detto che
I prezzi sono popolari e la tessera, essendo un circolo, è una tessera annuale di 10 euro, poi ci sono i piatti speciali che costano qualcosina in più perché sono particolari. È previsto la proteina del pesce, ma il pesce solamente non allevato e delle zone dell'Adriatico praticamente. Io sono nella zona adriatica, in Toscana sarà del Tirreno, comunque pesce comune dei nostri mari, e il pesce è cucinato in maniera veramente veramente valida, e vado spesso proprio anche solo per mangiare il pesce, che è buonissimo. E ci sono prezzi appunto popolari, anche questo va detto perché è in controtendenza con tante, i loro prodotti costano perché c'è una lavorazione, come vi ho detto, un controllo e una unicità di salutistica elevata. Però il servizio sociale, in fondo, se vogliamo, che fanno è di prezzi concordati che sono di 9 euro con una zuppa, con il miglio, riso, couscous, quant'altro, verdure, parliamo sempre di verdure fresche, e il piatto misto che è composto di, anche qui, il riso integrale è il loro alimento base, perché ne danno anche giustificazione. È importante, io vi lascio sicuramente, annotatevi questo numero verde, 800 192746, 800 192746, per informazioni, oppure c'è anche la loro, se andate su Google, un punto macrobiotico, c'è anche la loro mail, che adesso in questo momento l'ho persa, mi dovete scusare, un'ultima cosa per confermare la tipologia del loro lavoro, è questo. Sono rimasto ai prezzi. Sì, per gli studenti non lavoratori entro i 25 anni addirittura 5 euro, una zuppa e piatto misto, ecco, dove ci sono verdure, insalata, legumi, che sono le loro proteine, che sostituiscono quelle animali quando non c'è il pesce, ovviamente, e poi pasta integrale e tantissimi cereali, tantissimi legumi e verdure di stagione, sempre solo di stagione. C'è l'abbonamento, possibilità anche di fare un abbonamento di 20 pasti a 120 euro, che insomma oggi non è facile trovare, un venire incontro anche alle esigenze delle difficoltà economiche della popolazione italiana. I pensionati, che dovrebbero essere minimi, non i pensionati da 3.000 euro la pensione, pagano solamente 5 euro e anche le forze dell'ordine addirittura 4,50 euro. Cosa altro dirvi? Un esempio, l'ultima cosa, un esempio di grande serietà, mi è stato detto, ma è vero, perché in quel periodo frequentavo più di adesso, che è un po' tralasciato per un altro tipo di diete che devo fare, va bene, questo non interessa tanto. Un anno in Italia la produzione di miglio, che per loro è un prodotto che viene servito molto, con varie salse, così, è andata male. Bene, per un anno nei centri UPM non si è consumato miglio, che è un cereale molto usato, appunto. In fondo potevano acquistarlo, no? In un altro paese, in Spagna, senza comunicare con i loro consumatori. Ecco, no, questo loro non lo fanno assolutamente. La maggior parte dei loro prodotti sono prodotti italiani, a cominciare dall'acqua in bottiglia in bottiglia di vetro, con la quale fanno tutte le loro preparazioni, soprattutto, e viene servito sempre a tavola, il tè beicha, fondamentale, è la base della loro dieta, anche perché loro praticamente bevono, non gli associati ma anche chi ci lavora, bevono praticamente quello, non bevono quasi acqua, che è un tè che viene dalla Cina,
Ecco, però è controllato, ci sono dei controlli anche in Cina, anche per la salsa di soia che è prevalentemente OGM, però hanno dei controlli anche laggiù e quindi è, salsa, è soia buona. L'ultima cosa che la lascia un po' così sospesa, però ci sono indagini di un'università, adesso non mi ricordo se Macerata, che conferma che questo tè beige, che è un tè bancia nero, ma che è deteinato in maniera abbastanza naturale, perché viene riscaldato a 85 gradi, quindi a bassissima temperatura, l'essiccazione è abbastanza naturale anche al sole, e questo tè insomma contiene il pH, il famoso pH, di cui anche io non adesso non sono preciso, comunque diciamo è il nucleo fondante dell'elemento. Il pH è simile, e qui qualcuno sorriderà, però invece ci sono dati di fatto che lo confermano, è simile a quello del sangue umano. Cosa vuol dire? Per loro vuol dire, se si sposa questa teoria, che è una pratica soprattutto, è una pratica, non è una teoria, bisogna provarla, bisogna andare a provare nei ristoranti, telefonate e chiedete un ristorante il più vicino a voi, nel centro-nord Italia, che è più o meno l'area che occupa la grande Radio Science, andate a provare e chiedete informazioni, vedete, comprate i prodotti, provateli. È una via alternativa a tante cose urlate o buttate nei social sull'alimentazione. La loro è un modo di fare particolare, però comunque molto disponibile alla discussione, anche se hanno alcune chiusure, nel senso che ti danno le motivazioni per cui per esempio non vengono utilizzate le solanacee, che sono i prodotti del nuovo mondo, noi consumiamo tutti i giorni, anche fa parte della dieta mediterranea, parliamo del pomodoro, della patata, del peperone e anche della melanzana e anche del peperoncino, ecco, non appare nella loro dieta. Per informazioni ritorno al numero verde e andate a chiedere il perché, e le motivazioni ci sono, perché sono leggermente tossiche, potrebbero portare dei problemi a lungo termine di osteoporosi e di diminuzione di calcio nelle ossa, e questi sono dati scientifici anche questi, però poi dopo su questo io lascio il giudizio in sospeso, perché posso ricordare solamente dal mio punto di vista che le patate hanno salvato dalla fame milioni di persone, questo è vero, però poi comunque non è detto che bisogna mangiare patate per forza, ci sono cereali alternativi, prima del 400 insomma gli italiani non le mangiavano le patate, i pomodori, e comunque vivevano lo stesso, insomma c'erano magari altre malattie, altri problemi. E con questo niente, questo dato di fatto di questo tè che io consumo spesso alla sera, che è di buona qualità, non ha bisogno di zuccheri, è un tè che appunto, essendo simile al pH del sangue, dovrebbe aiutare gli organi che sono in qualche modo deboli o che hanno bisogno, è come se fosse una piccola voglio dire, trasfusione di sangue in maniera minimale, voglio dire, cioè, però utilizzandolo sempre, questo può aiutare a migliorare la propria salute.
L'ultima cosa che non ho detto, forse la più importante in assoluto, ma forse ci voleva un'altra trasmissione, il professor Mario Pianesi per gli studi fatti e le cinque diete che ha preparato, sono cinque diete MAPI si chiamano, Mario Pianesi, cinque diete. La seconda dieta, la dieta MAPI 2 è stata provata, comprovata in maniera parallela con istituti parliamo di diabete, di diabetologia, e si è assodato che il diabete mellito di tipo 2, che è il più comune, con la dieta macrobiotica di questo tipo rallenta fino quasi a fermarsi. Certo, non sparisce il diabete è una malattia cronica, non può scomparire, però si rallenta assolutamente, e questi ci sono documenti che si possono trovare e andare a chiedere anche nel proprio ospedale, nel proprio centro di diabetologia. Devono saperlo, forse fanno finta di non saperlo, ma devono saperlo, perché questa è una realtà comprovata in maniera quasi scientifica. Certo che poi l'imprinting delle accademie delle scienze, prima di dare mettere un timbro, quando con gli alimenti si riesce a curare una malattia piuttosto che con i farmaci, non è che sono molto contenti. Però questo è quello che stanno cercando di fare con sforzo, con fatica, tanti giovani che lavorano, quindi anche dal punto di vista occupazionale. Adesso io non so i contratti, non sono andato a informarmi, però c'è un movimento, appunto, silenzioso, sottile, che si sta muovendo e che sta comunque cercando di portare avanti un modo di uno stile di vita e soprattutto un'offerta di prodotti assolutamente validi e oltre il biologico classico che troviamo nei circuiti dei supermercati. Su questo non c'è dubbio, basta provare per credere, questo direbbe qualcuno. E con questo vi lascio, credo di avervi interessato rispetto a questo argomento. Magari, se capita, potrò anche scrivere qualcosina sul numero zero di radioscienceradioscienceNews.it, che è una grande novità che Rosaria Moreno e tutto il suo staff è riuscito a mettere in piedi. Tanti complimenti, e con questo passo la parola al mio regista, signor Scienz. Benissimo, sei qua, c'è benissimo. Bella puntata questa, caro Miro, è tutta sul macrobiotico. Beh, giusto, per non sbagliarmi, l'ho seguita tutta quanta, anche se sai, molte volte in regia ti stai lì che ti distrai un attimino, eccetera. Invece no, si sarebbe proprio a seguirlo, perché ero curioso di sapere. Mi ripeti il numero verde dove le persone possono chiamare? Non ero informato. Non ne sapevi molto. Mi ripeti... Ecco, Miro, mi ripeti il numero verde dove chiamare per informazioni? Il numero verde, sì. No, ma ti do il numero verde, è senz'altro che lo ricordiamo a tutti, e che è questo qui. Mi perdo subito sempre. Avevo detto che volevo leggere. Inizia con l'800, quindi non so problema. Se me lo concedi la leggo in 3 secondi, però. Sì, vai. Allora. Miseria, aspetta un attimo. Allora, siamo qua. Numero verde. Che mi hanno dato tante idee, perché sono stati gentili, però poi non mi hanno concesso l'intervista. Vabbè, ma si hanno una loro, policy. Hanno un loro modo. Tra virgolette, di... policy aziendale, tra virgolette. Allora, ti do il numero, do a tutti lo 0733, che è la centrale, diciamo, di un punto macrobiotico di questa associazione nazionale di circoli, 0733, che è a Tolentino, in Macerata, 0733 961 432. C'è la mail importante. Bravo. Questa direi
info@unpuntomacrobiotico tutto unito, tutto minuscolo.it. E invece il numero verde è soprattutto per questioni un po' più tecniche sui prodotti, così, ma da un punto di vista invece generale troverete risposta attraverso, sicuramente con la mail vi rispondono. Comunque ricordiamo anche il numero verde, che è questa associazione ispettiva, l'Aquila, queste che fanno i controlli, che è 800 19 27 46. Perfetto. Chiedono il nome e poi dopo richiamano loro. Questo è il loro stile. Questo è lo stile, appunto, non di chi vuol comunque venderti qualcosa. No, identificare chi sei, se sei un socio, non sei un socio, e rispetto a quello ti rispondono. Quindi anche in questo senso c'è veramente uno stile di un certo tipo. Perfetto, certo tipo, non dico da quello che capisco, insomma, si viene richiamati puntualmente. Questo è importante perché proprio fa parte della serietà dell'organizzazione. Bene, Milo, sì, certo. Con questo lo diamo congedo a tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato in questo momento. Siamo andati in onda, non solo 9.000 associati UPM. Ecco. Siamo andati in onda non solo sulla web TV di Radio Science TV sul sito, ma anche sulla pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Per quanto riguarda invece le web radio, le nomino giusto perché è esatto, insomma, che fa parte del nostro spirito questo qui, del network di Radio Science. Le 11 web radio che, oltre a Radio Science e Radio Science Classic, perché dovete sapere, cari amici, che Radio Science è anche un canale classico, abbiamo anche web radio come Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, abbiamo Radio Isso da Modena, abbiamo Modena Noi Radio sempre da Modena. Poi abbiamo Radio Sismondi Libri da Salgareta in provincia di Treviso, Radio Valdichiana da Valdichiana, poi abbiamo Radio Amber, Radio Anche, Radio Indi, quindi 11 web radio del network, e spero che il network cresca ancora di più. Con questo è tutto, caro Milo, io vado con la sigla e ci congediamo dai nostri ascoltatori dando appuntamento alla puntata questa sera alle ore 22 con i due compari in regia ad accompagnare Gianluca Mancuso e Priscilla, ci sarà Ugo, quindi insomma la regia passerà a Modena oltre che a Treviso. E questa puntata, cari amici, la potete già trovare registrata sulla pagina Facebook oppure da domani sul nostro canale YouTube. Un caro saluto a tutti quanti, ciao Milo, ciao ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti, alla prossima fra 15 giorni alle 18.30 in diretta e poi sempre sui canali. E un saluto a chi mi seguirà, i due compari, e buon lavoro. Ciao a tutti, ciao.